Sin da quando ero piccola, ho sempre avuto una paura tremenda dei rumori forti. Ofonofobia. Li associa le peggiori paure che la mente umana riesce a partorire. Mostruose creature che aggrediscono, giganteschi macchinari che schiacciano tutto nel loro cammino, catastrofi naturali che distruggono la civiltà, le urla di un genitore. Ci sono due suoni in particolare che mi fanno tremare di paura. Il primo è quello dei fuochi d'artificio. Io sono nata durante la guerra e le esplosioni atomiche le ricordo ancora bene. E quando vedo i fiori infiammati nel cielo generati dalla polvere da sparo, non posso non ricordare il fungo atomico e il terrore del mondo che avrebbe potuto portare. Il secondo suono è quello di una strana campana. Associo quel rumore a tutti i miei fratelli. Ognuno di loro, quando suonava quella maledetta sirena metallica, veniva portato via. Nessuno di loro durava più di qualche anno. È per questo che mia madre mi ha nascosto da mio padre. Nessun figlio nato da lui è mai sopravvissuto. Già, figlio. Nessuno ha mai menzionato una femmina. Mia madre mi ha nascosto dal tragico destino dei miei fratelli e mi ha fatto crescere nel terrore, nascosta nei falsi muri, nelle tubature dell'aria condizionata, negli scarichi fognari. Vivevo lì, nascosta dentro gli armadi, sotto i letti, come un fantasma, nella fortezza che fu di mio padre. Al minimo suono dovevo fuggire via. E adesso, al minimo suono, salto in aria, temendo sempre il peggio. Sono sopravvissuta vivendo nascosta come un topo. Ricordo che uscivo solo quando mia madre veniva a cercarmi. Mia madre aveva una strana particolarità. Era sempre bravissima a trovarmi, ovunque mi nascondessi. Anche se mi infilavo nelle tubature più strette, anguste e nascoste del palazzo, mi bastava girarmi e me la ritrovavo alle spalle che mi guardava, sorridente. Era davvero brava a nascondino. Non l'ho mai battuta, mi ha sempre trovata. In un certo senso ha fatto da allenamento per me. In particolare lei era brava a trovarmi se mi isolavo. Più mi nascondevo bene, più lei mi trovava. Se invece c'erano in giro delle persone, se ero ben visibile, lei non era nei paraggi. Arrivavo a chiedermi se per caso mi fossi immaginata la mia figura materna. Ho vissuto protetta da uno degli uomini più fidati che aveva lavorato sotto mio padre. Poi ho iniziato a disegnare. E tutto quello che disegnavo, prima o poi, si realizzava. La mia preveggenza mi ha spinto a capire il futuro e come evitare i pericoli. Mia madre mi cercava ogni giorno e vide il mio potere. Poi un giorno ho disegnato qualcosa di diverso. Ho visto mia madre prendere la mia faccia e indossarla come una maschera, ringiovanendone i punti che erano a contatto con quello che un tempo era il mio volto. Il suo sorriso era terrificante. Il suo volto era rivelato per quello che era: un teschio. Iniziai ad evitarla e non rispondere più ai suoi richiami. Lei mi cercava. E vedendo che non rispondevo, lei divenne improvvisamente silenziosa. Iniziò a correre ad una velocità disumana in giro per tutta la casa, per le tubature, i corridoi nascosti. Era mostruosamente veloce e mi avrebbe trovata subito se non fossi già fuggita al primo cenno di cambiamento. Ero convinta che mia madre mi avesse salvata perché era buona. Solo ora scopro che mi aveva salvata solo perché le servivo viva.
Solo ora scopro che mia madre dei due era la più pericolosa. Ma per quanto riuscissi a fuggire, mia madre era sempre alle mie spalle. La vedevo per strada, la avvertivo al lavoro, in chiesa, pagando le tasse, in mezzo alla folla c'era sempre una donna, una mendicante, un'anziana signora, un adolescente. Il corpo era sempre diverso, ma il volto... Io sapevo che era lei, che mi cercava con lo sguardo. E per questo mi sono isolata sempre di più. Ma più mi isolavo, più lei era vicina a me e a trovarmi. Si chiama monofobia, la paura dell'isolamento. Più mi sento sola, più ho paura, perché so che lei ovunque sia la mia solitudine. E so che è reale. Ne ho visto gli effetti sul mondo. In ogni luogo in cui sono scappata sono avvenuti terribili incidenti e disastri. La natura muore, la sventura aumenta. Lei sta diventando sempre più forte. Per questo motivo ho paura, il terrore assoluto della solitudine e del silenzio. Per questo ho creato un account nel Deep Web. Per questo stramo costantemente la mia vita senza eccezioni. Solo sentendomi continuamente osservata posso validare la mia esistenza. Sono al sicuro sotto lo sguardo orwelliano di migliaia di persone. E mia madre in questo modo è lontana per il momento. Se calano le views, sono terrorizzata. Se diminuisce l'attenzione, la devo ravvivare in qualche modo. Se per disgrazia salta via la luce o internet, devo subito telefonare a qualcuno. Mai, per nessun motivo, io devo rimanere sola. Se sento troppo silenzio, mi viene la tachicardia, mi fa male il petto, sento la testa leggerissima. Ho paura che se rimarrò sola, me la ritroverò alle spalle. Se sto male, se ho un infarto o un ictus, chi mi curerà se sono da sola? Chi chiamerà i soccorsi? Essere isolata, urlare in una stanza buia e venire colta dalla morte, mi terrorizza. Pur di non sentirmi isolata, accendo la televisione, la tengo a volume basso, così da sentire altre voci in casa che fanno eco. Ho paura sia del silenzio sia dei rumori forti. Che contraddizione. Eppure le cose stanno degenerando. Il mio guardiano, l'unica persona che mi conosceva davvero, è stato ucciso. Il mio segreto è stato rivelato. Un segreto che neanche io conoscevo. Ora so chi era mio padre e delle cose orribili che ha fatto. Come se tutte le mie sfortune non bastassero. Maledizione! Ma che ho fatto io per meritare tutto questo? Che colpa ne ho io della famiglia in cui sono nata? Non l'ho chiesto io di prevedere i disastri? Nel Deep Web tutti mi stanno cercando. Tutti vogliono qualcosa da me, come sempre da quando sono nata, e nessuno, se non al mio guardiano, interessa la mia vita. Tutti vogliono usarmi per i propri scopi, e quando io spiego che le mie predizioni negative non sono evitabili o sfruttabili, mi accusano di nascondere qualcosa e cercano di uccidermi. La mia fama nel Deep Web, che usavo come protezione, mi si è rivoltata contro. In tutti i miei disegni io vedo solo mia madre sempre più vicina a me come a tutti. Non ce la faccio più a vivere così. Staccherò la spina. Rimarrò da sola. Così se mia madre mi prenderà la potrò attirare in un solo luogo e lì creare una trappola. Il mio sacrificio potrebbe salvare miliardi di persone. Prima di morire devo solo... Ma che sta succedendo in chat? Un utente di nome Phobos sta scrivendo... Ho bisogno di parlare con la ragazza del Deep Web. È importante. Lei è in pericolo e tutti i suoi alleati sono morti. Non dobbiamo lasciarla sola. Nessuno dovrebbe farsi carico di un peso così grande. Se non agiamo in fretta, potrebbe togliersi la vita. Ma che diavolo stai dicendo?
Nessuno è mai riuscito ad avvicinarla. Non si fida di nessuno, e di certo non intendo sprecare i miei bitcoin per aiutare qualcuno a parlarle. È una causa persa, è stramba. Lasciala stare. Porta solo sfortuna. Ma perché siete così cinici? Io voglio provare a parlarle, so di poterla convincere. Sei un povero illuso, ecco cosa sei. Se ha ignorato ogni singola persona che si è rivolta a lei e ha portato soltanto sfortuna, cosa ti fa credere che tu sia speciale? Mi ricordo il tuo account. Sei solo un povero illuso che vive nella paura del prossimo e che preferisce parlare da solo in un forum polveroso e vuoto. Sicuramente lei è la prima persona con cui hai parlato da anni e magari ti ha rivolto una parola gentile. E ora come un simp ti sei convinto di chissà che cosa. Vattene via, Phobos. Qui non c'è niente per te. Non hai salvato neanche il tuo maestro. Perché dovresti salvare lei? Già. Hai ragione. Non sono riuscito a salvare coloro che amavo. E ho portato solo morte intorno a me. Lo faccio di continuo. Credo di fare la cosa giusta, invece... ritorno al punto di partenza. Mi apro e affronto le mie paure e poi... ne nascono di nuove. Sono una persona tossica e pericolosa. Phobos andò subito offline e poco dopo internet se ne andò. Anzi, la luce se ne andò. Ho preso il telefono e ho cercato di contattare qualcuno, ma tutti i numeri risultano inesistenti. Sono tutti morti. Sono rimasta sola. E alla fine lo sento. Sento quel suono in lontananza. Viene da tutte le direzioni, come diavolo fa? Ma si sta avvicinando. Il suono delle campane di quando ero piccola. Non c'è più nulla da fare. Aiuto! La porta viene sfondata proprio in quel momento. Una creatura mostruosa venne fuori. Mi andai subito a nascondere nell'angolo della stanza, ma la creatura orribile non mi ha inseguita. Anzi, ha cercato di mettersi su due zampe. Era avvolta da una sorta di cappa che si è tolto, rivelando un corpo martoriato dalle cuciture, le protesi e altre mutilazioni. L'essere mi guardò e dopo aver caricato la sua arma mi disse: vieni con me se vuoi vivere. Siamo andati fuori dall'edificio rapidamente e ci siamo messi a correre per le viuzze secondarie, svoltando in maniera randomica per non seguire alcun percorso che poteva essere previsto, fino a raggiungere la periferia. Lei chiese di mescolarci alla folla. Sebbene la cosa mi terrorizzasse profondamente e ogni sguardo del prossimo mi trafiggeva come una lama, ci siamo messi a correre mimetizzandoci nel flusso della gente e poi siamo usciti dalla città, verso la campagna. Ci siamo accampati un attimo, per riposare. Perché eviti le persone? E perché non mi guardi negli occhi da quando ci siamo incontrati? Hai problemi con le donne o solo con quelle con le occhiaie come le mie? Soffro di un numero di patologie enorme. Ho perso il conto, francamente. Ho enormi difficoltà a socializzare con il prossimo. Anzi, più tempo passa, più sarà difficile. Anche adesso sto facendo una fatica enorme a mettere due parole in fila. Di questo passo, nel giro di pochi mesi, non riuscirò più neanche a parlare. E poi rimarrò paralizzato al solo sguardo di un altro essere umano. E infine la paura sarà così forte da uccidermi. Mi resta poco tempo, e se vogliamo fare qualcosa, dobbiamo sfruttarlo bene. Siamo in due allora. Io però ho bisogno di essere circondata da persone per vivere. Tu invece hai bisogno di rimanere solo. Saremo tipo lo scorpione e la rana. Come ti chiami? Io sono Teta. Ma tutti mi chiamano Phobos. Tu invece sei Lou Lancelot, giusto? Zeta va bene. Non mi riconosco in quel cognome. Io non c'entro niente con la mia famiglia. La mela embrionale è caduta molto lontano dall'albero. Eppure hai quella stessa pulsione per il macabro e sei naturalmente solitaria e hai una predilezione per i cimiteri. Ti piace pensare all'aldilà? E la cosa ti rallegra invece di spaventarti. Come fai a sapere tutte queste cose sulla mia famiglia? Mi hai stalkerato online per caso? Ci siamo parlati altre volte, ma allora avevo altri nomi, altre identità.
Ho anche usufruito dei tuoi servizi. Allora aveva ragione quell'utente. Era un caso di sindrome da simpaggio acuto. Scusami, ma ti vedo solo come una profetessa. Sono appena stata frenzonata da un mutilato. Direi che ora posso morire davvero. Abbiamo riso per un po'. Poi le ho mostrato il disegno che aveva fatto per me tanto tempo fa e che raffigurava la misteriosa cascina. Questo edificio mi perseguita. Lo vedo nei miei sogni, lo trovo in fotografie e quadri del tutto casuali. È ovunque. Che cos'è? Perché è così terribile? Dobbiamo trovarlo prima che la presenza che mi insegue riesca a raggiungerci. Non devi assolutamente entrarci lì dentro, Phobos. Ti farei solo male. Quel luogo è un crocevia tra questo mondo e un altro. Sono successe cose orribili. Non troverai niente lì dentro. Solo scarafaggi e brutti ricordi. Ma io devo trovarlo. Portami lì. Devo scoprire le origini del mio passato e perché sono così maledizione. E le ho indicato la mia faccia. Lei ha fatto un'espressione intristita e ha iniziato ad indicarmi la via. Abbiamo camminato a lungo, per una strada sempre più desolata. Stranamente qui il contatore Geiger sembrava ogni tanto scattare, come se in un tempo lontanissimo qui ci fosse stata una catastrofe nucleare o una guerra atomica. Ma questa non fu zona di combattimenti, almeno io non ricordo. Lei mi ha portato in una zona, un enorme cerchio di pietre che delimitava un'area, al cui centro esatto c'era lei, la casa maledetta che in tutti i sogni mi aveva perseguitato. Che ci fa una casa qui, in mezzo al niente? Lei era nervosa e continuava a chiedermi di andare via. Non voleva proprio entrare lì dentro. Entriamo nella casa. Le pareti sono rovinate, i corridoi sono bui. Provo a sedermi su una sedia, ma è sbriciolosa, fragile. Tutto è avvolto da polvere. Ci sono strumenti arrugginiti per terra. Questo posto. Io ricordo questo posto. Ci sono stato da piccolo. Ho trovato un libro. Era il registro mastro di questo posto. Entrate, uscite. Era un orfanotrofio. E qui c'erano tanti nomi, tanti bambini. Vengo avvolto dai ricordi di visi familiari e della Neverland che ci fu promessa fuori da qui. Mi viene un nodo alla gola. Non riesco a respirare. Mani, urla, un senso di soffocamento. Ovunque mi giro ci sono gambe e pantaloni. Sono bloccato. Chiamo la mia mamma. Nessuno viene. Urlo, ma sono circondato da grandi uomini. Mi tengono ferme le mani. Mi sento impotente e la mia pelle è come se stesse scoppiando. Mani fredde e gelide percorrono la mia schiena. Mi fanno scattare i nervi. Urlo e chiamo aiuto. Io non dovrei ricordare. Io dovrei nascondermi, chiudere gli occhi. Io sono anni che cerco di dimenticarlo questo. Perché solo ora mi ricordo cosa è successo? Io tengo gli occhi aperti mentre urlo e piango. Un dolore terribile, come di una coltellata che parte dal basso ventre e sale dietro, scende e risale ritmicamente. Un mostruoso serpente, tanti serpenti, violato più volte. Urlo, non riesco a respirare. Chiamo la mamma istericamente, senza riuscire a dire altro. Dopo un po' sento solo dolore, umiliazione, mi sento svuotato. È come se guardassi la cosa da un punto di vista esterno. Come se io fossi uno spettatore, non sono io la vittima. Non so quanto è durato, ma succedeva ogni singolo giorno, per anni di tutta la mia vita. Quando mi sveglio c'è Zeta che mi sta tenendo. Ora capisco perché ho sempre avuto problemi con le figure genitoriali e in particolare con i dottori. Ora capisco il perché della mia personalità evitante, il perché della mia personalità narcisistica, il perché di tutte quelle fobie, quei traumi. Non era un mostro a inseguirti. Era tuo padre. Dall'inferno lui cerca di contattarti, di proteggerti da quando ti ha venduto a quei pedofili. Lui non ha fatto altro che pentirsene amaramente. Voleva comunicare con te, ma non voleva ricordare il tuo passato. Ha visto che ti stavi riprendendo, dimenticandolo. Mi dispiace, Phobos.
Si ringrazia Vir, la forza delle parole, per averci prestato la sua voce. Trovate il suo canale in descrizione. Si ringraziano anche Haruko Katsura e Nebelgast per le musiche esclusive che trovate in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche i miei libri, il mio fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.